E shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Waharuka Kodash. Yahweh è il vero nome del Padre, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Yahweh, Dio e altri nomi. Yahweh Shai è il vero nome di suo Figlio, il nostro Salvatore e Redentore, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, Yeshua, Geova e altri nomi. Ruach HaKodesh è lo Spirito Santo che ci dà l'intendimento di questa verità, e Bahasham significa nel nome. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, Israele, che si stanno affaticando spingendo questa verità in questi ultimi giorni. Shalom alle poche sorelle, Aquat, che cercano con sincerità questa verità. Come sappiamo, questa verità è la cosa che ci salverà. Questa verità rappresenta il Figlio del Padre, Yahweh Shai. Yahweh Shai disse: io sono la strada, la via e la verità. Ok? Attraverso Lui possiamo tornare al Padre. Lui è il nostro mediatore, è Lui che media, tra l'uomo al Padre, perché noi non possiamo andare direttamente al Padre, non la meritiamo, ok? Stanno succedendo un sacco di cose ultimamente che state vedendo, e questo fa vedere che le profezie si stanno avverando, la fine di questo regno come la conosciamo è vicino. E quello che vedete sullo schermo è il così chiamato UFO, oggetto non identificato, ma noi attraverso le scritture sappiamo che è un oggetto identificato, ok? E sono i cari del Padre, fanno parte dell'esercito del Padre, sono i cari attraverso gli angeli si muovono, e loro stessi sono un esercito di loro. E questo sarà la distruzione, e la distruzione del mondo verrà attraverso queste. Ma prima verrà attraverso le bombe nucleari, che fa parte della terza guerra mondiale che inizierà, se volete credere o no. Ricordatevi che ci sarà una terza guerra mondiale, come è stato previsto, che nel libro di Apocalisse, Rivelazione, ok? Quando vedete il terzo guaio, rappresenta la terza guerra mondiale. Vediamo qui. Si trova nel libro di Apocalisse 11 e 14. Andiamo a tradurre. Come vedete dice: il secondo guaio è passato, che era il secondo guerra, la seconda guerra mondiale. Dice: ecco, il terzo guaio sta arrivando e presto, che arriverà, e America sarà distrutto, ok? Sarà distrutto e non sarà più abitato. E sappiamo che parte dell'Italia sarà anche distrutto, ok? Vediamo, mi sa che si trova nel libro di perdonatemi. Can
Questo è il libro di Apocalisse, capitolo 20 e 10, dice: il diavolo che li ha ingannati fu gettato nello stagno di fuoco. Sapete che il diavolo rappresenta un popolo, sono dei uomini, ok? Il diavolo che li ha ingannato fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove la bestia e il falso profeta sono. La bestia rappresenta il sistema di oggi e la bestia muove con un esercito che si chiama la NATO, ok? E il falso profeta rappresenta il Vaticano, ok? Rappresenta il Papa e il Vaticano, e sono stati gettati nel zolfo e fuoco, e questo rappresenta le bombe nucleari, ok? Rappresenta le bombe nucleari che saranno gettate. Per coloro che vogliono sapere più riguardo la spiegazione del libro di Apocalisse, potete andare sulla playlist di questo canale, dove vedrete il libro di Apocalisse spiegato. E ho spiegato da capitolo 1 fino all'ultimo capitolo, ok? Dunque, volevo parlare di questi cari qui. Mentre la distruzione succederà, ci saranno anche questi UFO che vedremo numerosi sui cieli, che andranno in giro, salveranno gli eletti, gli elettri saranno teletrasportati su questi carri e in stesso momento andranno in giro a distruggere i malvagi, sia della casa di Israele e anche i malvagi che non sono della casa di Israele, ok? E il motivo perché faccio questa lezione è perché, anzi, vediamo, prendiamo un po' di precetti, poi arriverò. Questo è, allora, Isaia 66 e 15. Devo tirare qualche precetto riguardo questi cari qui. Questo è il libro di Isaia, capitolo 66, versetto 15, dice: poiché ecco il Signore Yahweh, Bahashem Yahawashai, verrà con il fuoco e con i suoi cari come un turbine per rendere la sua ira con furore e la sua minaccia con fiamme di fuoco, ok? I suoi cari sono i così chiamati UFO, ok? In altre parti delle scritture sono rappresentati come la nuvola, ok? Questi sono i cari del Padre. Si può leggere anche dal libro di Zecaria, capitolo 5. Dunque, andiamo a prendere il libro di Salmi 68. Il versetto 17. Poi arriverò al punto che voglio tirare fuori di questa lezione, ma devo, prima di arrivare, voglio fare vedere questi precetti per coloro magari che non sanno cosa sono questi chiamati, così chiamati UFO. Questo è il libro di Salmi, capitolo 68, versetto 17, dice: i cari di Dio sono 20.000, anzi migliaia di migliaia. Il Signore è in mezzo a loro come nel Sinai, nel luogo santo. E questi cari sono i così chiamati UFO, ripeto, ok? E tutti vedranno con gli occhi quel giorno là. Mentre la gente vede con gli occhi quel giorno la distruzione, andiamo, la gente avranno paura di questi cari. Ma il motivo perché faccio questa lezione è perché voglio parlare del regno che arriverà dopo la distruzione di questo regno dei malvagi, come state vedendo, ok? Dopo la distruzione di questi malvagi arriverà un regno di cui regneranno i figli di Israele, ok? E questi cari, ognuno di Israele eletti avranno un caro, anzi tutti gli israeliti avranno uno di questi cari del Padre, che sono migliaia e migliaia, ok? Questi cari sono speciali. Sono davvero speciali. Poi vedremo cosa faranno. Andiamo a prendere il libro di Apocalisse,
1 e 7. Questo è il libro di Apocalisse, capitolo 1, versetto 7, dice: ecco, viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto con le nuvole. Quelle nuvole rappresentano i così chiamati UFO, sono i cari, ok? E lo vedranno anche quelli che lo hanno trafitto, per farvi capire che la reincarnazione è biblica. Vuol dire che coloro che hanno trafitto il nostro Signore Yahushai saranno presenti negli ultimi giorni del suo ritorno. Vuol dire che sono già presenti oggi, okay? Perché la fine è molto vicina, anzi siamo nella fine. E dice: tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui, anche così, Aman. Ok? Prendo il libro di Secondo Tessalonicesi 1. Vediamo se me lo trovo. Bene, versetto 7. Versetto 7 dice: anzi, leggo dal versetto 6: poiché è così giusto, preso Dio, ripagare con tribolazioni coloro che vi turbano, che sono i malvagi che stanno governando questo regno in questo momento, ok? E dice: e per dar riposo a voi che siete turbati con noi, coloro che accettano questa verità e vengono a riposo, ok? Non è un riposo fisico. Ma tanti passano diverse situazioni, tanti sono senza lavoro, senza tetto, riguardo diverse cose, ma il riposo nello spirito, sapendo che c'è una speranza. Dietro tutto questo macello che succede, dietro tutta questa distruzione che verrà, ci sarà la speranza per i figli di Israele, ok? Quando il Signore Yahushai sarà manifestato dal cielo, con i suoi angeli potenti, sarà manifestato sui cieli, ok? Arriva quel giorno là, e attraverso questi cari che vedete, ok? Tornando lì, dicendo questo, ora riuscite a capire un po' che i cari, questi cari sono, questi così chiamati UFO, sono i cari degli angeli. Arriviamo al motivo, nel regno che arriverà, che è un regno di cui ognuno di noi deve proprio sperare di entrare, deve essere la nostra ispirazione, aspirazione, deve essere la nostra carriera, farcela entrare in questo regno, avere la misericordia di fronte al Padre, dove il bene regnerà, il male non potrà più regnare, ok? Avendo visto la distruzione che faranno questi cari, c'è una scrittura bellissima che riguarda il regno. Nel regno ogni casa avrà sopra il suo tetto, non avremo più le macchine come in questo regno, che le macchine sono parcheggiate ovunque. No, le nostre macchine, i nostri mezzi saranno questi cari e saranno sul cielo, saranno galleggeranno e ci faranno sia da luce durante il giorno, ci faranno anche da scuro, ci faranno la luce di notte, e ci faranno da scudo di giorno. È una cosa incredibile. Infatti ho visto questa scrittura e ho detto si trova nel libro di Isaia capitolo 4 versetto 5. Ok, leggo. Anzi, leggo dal versetto 4, dice: quando il Signore Yahweh Hashem Yahushai avrà lavato via il suo sozzura dalle figlie di Sion e avrà purificato il sangue di Gerusalemme e in mezzo ad essa, mediante lo spirito di giudizio e lo spirito di fuoco, questa è la distruzione che arriva. Perché molti di noi, molti della casa di Israele saranno distrutti. Sappiamo di certo che nella terra di Babilonia il Grande, che è America, due terzi della casa di Israele saranno distrutti, solo un terzo saranno salvati là, ok?
Ma parlando degli altri paesi, tipo Italia e altri paesi, non sappiamo quanti moriranno, ma siamo certi che molti moriranno, perché pochi sono chiamati, ok? E quelli che moriranno, anche della casa di Israele, la loro morte è una purificazione, che il fuoco è una sostanza di purificazione, è il giudizio del Padre. Poi non è la fine per loro, moriranno ma saranno rincarnati, torneranno nel regno come figli e figlie dei re. Ok? E dice, quando il Signore avrà lavato via la sozzura delle figlie di Sion, e avrà purificato il sangue di Gerusalemme in mezzo ad essa mediante lo spirito di giudizio e lo spirito di fuoco. Ok? Guardate, dice: allora l'Eterno creerà sopra ogni dimora del monte Sion e sopra le sue assemblee una nuvola e un fumo di giorno e lo splendore di un fuoco fiammeggiante di notte. Per tutta la gloria ci sarà una copertura. Wow, questo è bellissimo. Questo vuol dire che nel regno, dopo tutta questa distruzione, ogni casa, ogni dimora, ok, nel monte Sion che rappresenta Israele, ok, ci sarà sopra questa nuvola, rappresenta il carro, ci sarà un carro, ok. Che farà da nuvola, ci proteggerà dal sole di giorno, ok, e di notte ci farà da luce, come vedete in questa immagine qui, ok? Ci farà da luce di notte, luci splendenti, ok? E dice, e ci sarà un tabernacolo per l'ombra durante il giorno dal caldo, come luogo di rifugio e come riparo dalla tempesta e dalla pioggia. Vedete, infatti diciamo che le nostre aspirazioni non sono in questo regno. A noi non ce ne frega niente di questo regno. Ok, le macchine, la fama, i soldi, queste cose non vi salveranno nel giorno del giudizio che sta per arrivare. Ok? Ma avremo delle cose che voi non riuscite nemmeno a pensare, come dice il libro di Primo Corinzi. È 2:9. Ups, Primo Corinzi. 2:9. Libro di Corinzi, capitolo 2, versetto 9 dice: ma come sta scritto, occhi non ha visto né orecchie ha udito, né sono entrate in cuore d'uomo le cose che Dio, Yahweh Shem Yahushai, ha preparato per quelli che lo amano. Gli occhi non hanno visto, nemmeno le orecchie ha udito, cioè ciò che il Padre ha promesso a coloro che lo amano. Perciò le nostre aspirazioni non sono qui. Poi, vedendo tutte le cose che stanno succedendo, è ora il momento di svegliarsi, ok? Perché molti non credono che il figlio del padre tornerà, non credono che questo regno è governato dai malvagi, non credono niente di queste cose qui. Veniamo chiamati complottiste. Ma ricordatevi che queste profezie si stanno avverando. Basta guardare sul giornale cosa sta succedendo. Un esempio è questo. E queste sono le tribolazioni che stanno arrivando, quindi fatevi forte, siate pronti. Dice, l'esercito australiano trasferisce i residenti in area C19 in campi di quarantena. Questo arriverà anche in Italia prima o poi. Qui dice, Israele, la quarta ondata, si stanno ammalando e morendo i vanessati. Situazione gravissima, ma purtroppo le vostre TV non vi faranno mai vedere queste cose qui. Guardate qua, sta buffa dice: due ippopotami positivi allo zoo di Anversa. Non vi fanno vedere queste cose qui. Laura,
Laura di Siena, malata di tumore, l'ospedale non la opera, reparti pieni per colpa dei non Vanessa. Dunque, vedete, tutte queste cose stanno succedendo davanti ai vostri occhi. Sono stati profetizzati. Il prossimo passo, anzi è passato un amico oggi, diceva che stanno pensando, ok, di introdurre una norma di cui i carabinieri potranno fermarti per strada e se non hai preso la punturina là, hanno il diritto di portarti dove te lo faranno fare per forza. Perciò stanno arrivando dei momenti che saranno come dei film che voi non crederete nemmeno. Perciò coloro che accettano questa verità in questo momento, che è ancora disponibile, sarà uno scudo per loro, sarà un conforto, perché sanno che dopo tutto questo ci sarà una salvezza, ok? E ci sarà la gloria ridato al padre, suo figlio, poi i figli di Israele. Il prossimo passo sarà quello di introdurre il marchio, ok? Il marchio della bestia di cui si parla nel libro di Apocalisse 13, da versetto 16 in poi. Ok, stanno parlando fortemente di quello, che è un microchip che verrà inserito sotto la pelle, e in questo microchip sarà disponibile il vostro pass, ok, sarà disponibile tutti i vostri documenti e il denaro diventerà digitale. Diciamo queste cose qui e la gente pensa che siamo stupidi, siamo non capiamo cosa stiamo facendo, bla bla, perché la gente è presa dalle cose di questo mondo, hanno gli occhi chiusi, non riescono a vedere, ok? Pensano che queste cose non succederanno, come dice nel libro di Ezechiele 12, era 12? Sì, 12. Libro di Ezechiele 12, traduco un attimo, dice da versetto 22, dice: figlio dell'uomo, che cosa è questo proverbio che voi, le persone, hanno circa la terra di Israele? Anzi, dice che qual è questo proverbio che gira nella terra di Israele, tra i figli di Israele, che dice: i giorni si prolungano e ogni visione non avviene, che la gente credono che i giorni si allungano e queste visioni non vengono. Versetto 27 dice: figlio dell'uomo, ecco, la casa di Israele dice: la visione che ha è per molti giorni da ora e profetizza di tempi lontani. La gente credono che queste cose che dicono, che la Bibbia dice della distruzione, saranno magari nel 2060-70, giorni avanti, e non riescono a vedere che sono qui davanti agli occhi. Lo Stato sta spingendo fortemente con informazioni sbagliate, con diverse stregonerie, sono tattiche di stregoneria per tenervi addormentati spiritualmente. E se non sei battezzato attraverso lo fuoco di questa verità, perché queste parole sono acqua, ok? L'acqua che scorre per sempre. Vediamo. La gente crede
il battesimo è attraverso acqua, ma vediamo qual è l'acqua. Dice Efesini 5:26, per santificarla e purificarla con il lavacro dell'acqua mediante la parola. Il lavaggio viene attraverso la parola che è la verità. È inutile andare a fare il battesimo, ok, dell'acqua senza avere la verità. Non ha nessun effetto. Il vero battesimo viene attraverso queste parole qui. Perciò coloro che non credono a queste cose, ma credono a quello che gli dicono i politici in TV, credono a quello che gli dicono la media, questi giornalisti pagati, beato a voi, ok? Detto questo, spero che questa lezione è stata edificante. Voglio lasciare tutto dando tutta la gloria al Padre Onnipotente Yahweh, nel nome di suo Figlio, il nostro Salvatore e Redentore, Yahawashai, ok? E nel nome dello Spirito Santo, Ruach HaKodesh, mi doppio onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità che è la pura verità. Alla prossima, Shalom.